Ciao a tutti ragazzi, sono Leonasso e quest'oggi siamo tornati su DBZ Space. Perché ragazzi, quest'oggi andremo a fare il pull o non pull su Vegeta Evo, ragazzi, in arrivo su Global, o probabilmente è già arrivato il momento in cui uscirà questo video. Ragazzi, mi raccomando, prima di iniziare, per questo video voglio almeno 120 like. Oggi usciranno due video di Dokkan, quindi niente Yu-Gi-Oh! per tanti di voi sarà un piacere, per tanti altri un dispiacere. Quindi ragazzi, mi raccomando, un bel like, 120 like per questo video. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel like, un commentino. Seguitemi su Instagram, su Facebook, link in descrizione. E entrate nel mio gruppo Telegram, abbiamo superato i 100 membri, vi ringrazio di cuore, sempre il link in descrizione. Qua sopra nelle schede vi lascio tutti gli ultimi video, tra cui le live di ieri con Nerakoi. Ne approfitto ancora una volta per ringraziarlo di cuore. Ragazzi, mi raccomando, e ancora una volta mi raccomando, non c'entrava niente, comunque mi raccomando. Ragazzi, andiamo dritti per dritti. Ecco qua Vegeta Evo, sono nella versione ovviamente Jap di Dokkan Battle, perché ancora lui, al momento che sto registrando questo video, quindi per voi ieri, per me adesso, subito dopo la live, ragazzi, ancora non è uscito nel Global. Probabilmente ci sta che Vegeta Evo esca oggi, quindi sicuramente se è uscito oggi lo sapete già, però ci sta che possa uscire anche domani. Quindi ragazzi, tranquilli, questo video è soltanto per farvi sapere quello che penso e quello che vi consiglio, infatti se pullarci o meno. Ragazzi, abbiamo di fronte a noi il leader della categoria Pure Saiyan, ovviamente 3 ki e HP e difesa 170% e attacco più 130%. PG molto forte, un altro PG che ha la meccanica del power up. Adesso non ricordo in quali condizioni si trasforma, sono sincero, mia colpa. Però ragazzi, tranquillo, un PG che è veramente buono, assolutamente forte. Se per tanti aspetti e per tanti di voi non è bello e non piace questo personaggio, a me piace e anche per tanti altri piace e ne vale la pena pullarci, ecco. Per altri sì e per altri no, assolutamente. Ragazzi, PG che sarò curioso di testare nella categoria di Frieza, o per meglio dire di Gokuza, cioè quella dei rappresentanti dell'universo 7, perché sarò curioso di vedere se lui sarà buono in quel team, ovviamente al posto di Golden Angel Int, perché per chi non lo sapesse, io nel team ci inserisco anche Golden Angel Int. So che debuff è super, ne so benissimo, lo disse anche ieri in live a Naraku, però comunque l'ho inserito perché fa parte della categoria e così via. Però mi raccomando, questo qui è assolutamente un PG che è molto forte e molto bello, assolutamente un PG che comunque nel box non fa male. Lui fa parte della categoria, adesso qua non si vede, però fa parte della categoria Pure Saiyan, della categoria Realm of Gods e forse anche della categoria Full Power, non ricordo se fa parte anche della Full Power, però in caso ancora nel Global la Full Power non c'è, quindi non abbiamo questi problemi. Sicuramente fa parte della Realm of Gods e sicuramente anche della Pure Saiyan, che per appunto è lui il leader. È un PG molto buono, linka bene con tanti altri, pressoché linka davvero benissimo con Goku 3 Estinto, per questo lo inserirei anche nei rappresentanti dell'universo 7. Ah, ok, sta anche nei rappresentanti dell'universo 7, ovvio, l'ho detto poco fa, quindi ovvio che ci sta. È un PG buono, vi ripeto, lo metterei assolutamente quasi staple nell'universo 7. Il suo team purtroppo non è nella top 10 team più forti del gioco, ma è normalissimo ragazzi, purtroppo aggiungerei, perché ci sono veramente tanti team attualmente che questo purtroppo non sta in quella, non sta in quei top, nella top, ecco, non ci sta purtroppo, ma comunque un PG è un team divertente da utilizzare, perché sappiamo che su Dokkan, da quando sono usciti anche le due LR del terzo anniversario, ma anche Frieza, che ha confermato ancora di più questo, utilizzare sempre gli stessi 2-3 team, Method, Volpotar, Universe 7 e cose così, non è divertente, anche perché facciamo tutto, anche col Pure Saiyan faremo tutto, però non è divertente assolutamente. Purtroppo, vi ripeto, ci sono quei team che comunque tutti sempre utilizzeranno, e questo è uno di quei team che possiamo utilizzarlo tanto per avere un pizzico di difficoltà in più che ci fa a volte divertire in più rispetto ad utilizzare un potare e così via. Comunque ragazzi, io qua ho pronta anche la sua batch, quella che fu nel Jap. Io vi ripeto, se questa batch, se Vegeta Evo nel Global è già arrivato, io ancora non lo so perché lo sto registrando il giorno prima dell'uscita di questo video, quindi non so se la batch sarà identica, però se lo è,
Ragazzi, la Batch purtroppo non è niente di che, in quanto gli unici PG interessanti, e ovviamente Vegeta Evo, il PG più interessante della Batch, Jiren che va a Tour, che possiamo definire interessante per questo personaggio, Top che va a Tour, un buon buffer per il team Super STR, e anche un buon buffer per Realm of Gods e ovviamente anche per Universe, per la categoria di Jiren, ecco, per il Torneo del Potere, e ovviamente anche Gohan Ultimate STR, che vabbè, diciamo che non è proprio quel PG che cercano tutti. Purtroppo è un PG che comunque ha fatto il suo tempo, purtroppo non viene più utilizzato, ed è normale, ed è normale. È uscito da più di un anno, anzi no, un annetto forse, anzi no, quasi un anno, perché uscì dopo Broly Super Saiyan 3. Quindi uscì un anno fa. Anche lui è una di quelle batch che uscì così a cavolo di cane, insieme a God, non si sa perché, ma comunque lasciamo perdere. Vi ripeto, la sua batch non è un granché. Ci sta davvero tantissimo che cambi, assolutamente. Jiren e Toppo, Jiren sappiamo già che, non, che ci sarà al 100%, perché hanno messo le news sotto quella di Vegeta Evo, che ho postato anche su Instagram, dove si vede Jiren che fa capire che andrà a Tour, e lo stesso Vegeta Evo. Toppo ci sarà lo stesso, perché anche lui andrà a Tour nell'evento di Jiren, quindi tranquillamente, o forse va a Tour nell'evento di Vegeta Evo, non ricordo, sono sincero, però nel caso lo vedremo meglio, vivendo, assolutamente, non ricordo in quale diventi Vatur, però Vatur e diventa God of Destruction. Comunque, forse sono gli unici tre PG che potremmo confermare in questa batch nel Global, gli altri sono un'utopia, non possiamo sapere se effettivamente saranno identici, però questa è la batch che fu nel Jump e io questa insieme a voi analizzo. Vi ripeto, per il free to play forse conviene saltarla questa batch, in quanto non è un granché e ci sono nettamente batch migliori da pullare per il free to play, ad esempio quella di Future Gohan che arriverà tra qualche mese, e sicuramente per il free to play conviene molto di più pullare su quella. Quindi, primo step di questo pull o non pull per quanto riguarda i free to play, ragazzi, i free to play devono assolutamente saltare questa batch. So che è un colpo al cuore, so che tutti volevano pullare Vegeta Evo, però ragazzi non è un PG così essenziale come tanti credono. È un PG essenziale magari se avete determinati team, per esempio il suo team non è un team essenziale per fare tutto. Se avete il team di Frico con quasi tutti i personaggi, allora lui potete inserirlo, quindi magari li potete pensare di pullarci. Dipende anche un po' da voi e dal vostro box, però sappiate di partenza che non è uno dei PG che brecca il meta e non è uno dei personaggi che è proprio essenziale al 100%. E oltretutto ci si mette anche la batch, che non è una vera e propria bellezza, ecco, diciamo così. È nettamente superiore la batch di Future Gohan, dove c'è Bardock Super Saiyan 3, dove c'è Vegeta Blue Tech, dove c'è lo stesso Future Gohan. Quindi lì, diciamo, è molto più ampia la selezione di PG buoni, assolutamente. E anche i rate erano veramente alti. Qua, ragazzi, purtroppo la batch è quella che è. Vi ripeto, non so se sarà esattamente uguale, però se sarà uguale, ragazzi, per il free to play io vi consiglio di non pullarci e di saltare questa batch accumulata in stone, ragazzi, per la batch di Future Gohan. Mentre passiamo al fatto per chi shoppa poco. Ragazzi, per chi shoppa poco è semplice: pullate qualche multi o magari qualche singola, sperando di pullarlo in poche stone, e tenetevi da parte magari quelle stone che avete shoppato per la batch di Future Gohan, o per meglio dire, per chi shoppa poco, anche per un eventuale Legendary Summon di Bardock fisico, perché anche lì, quello che vidi io a suo tempo nel Jump, c'erano veramente dei rate bestiali, e tra l'altro, se guardiamo un po' il corso delle cose, infatti dovrebbe essere in pratica subito dopo la batch di Vegeta Evo, se le cose andranno come dovrebbero andare. Proprio sottolineiamo questa cosa: se le cose devono andare, cioè se le cose vanno come dovrebbero andare, sottolineiamola, perché sapete che nel Global cambiano sempre tutte le carte in tavola così all'improvviso. Comunque, vi ripeto, provate a scolare qualche singola, non andate lì a diritto a buttarci tutte le stone con il pensiero di dire tanto la prossima multi o la prossima singola lo trovo, perché è la volta buona che sprecate tutte le stone e arrivate alla batch di Bardock LR o quella di Future Gohan con 0 Dragon Stone, e per altri mesi a quella parte non farete più niente. Potrete shoppare, però comunque se shoppate poco non potete avere tutta quella barcata di stone che potrebbe avere uno shoppatore accanito, e quindi che poiché in automatico si può permettere di pullare su dove vuole, assolutamente. Quindi mi raccomando, pullate massimo 100 stone, non di più. Se lo trovate bene, se non lo trovate, pace.
Per chi shoppa, ragazzi, di brutto, mi raccomando, fate come vi pare e piace. Se lo volete trovare anche ad Ability, trovatelo. Se non vi interessa perché volete risparmiarvi quella shoppata, tranquillamente fate bene, perché vi ripeto, non è un PG che brecca il gioco come tanti pensano, assolutamente. Anzi, nel Jap tuttora non si utilizza quasi più questo personaggio, purtroppo. Vi ripeto, si utilizza quando lo vogliamo utilizzare, perché se no i team giusti e i team veramente forti sono tutt'altri, assolutamente. Al massimo lui si può vedere in qualche altro team, ma all'interno e non come leader, che è veramente una grandissima pecca. Ragazzi, per questo video è tutto. Io vi ringrazio davvero tantissimo per la visione, vi ricordo i 120 like. Io non so se questa sera farò uscire un altro video alle 17, però lo scoprirete vivendo. Mi raccomando, entrate nel mio gruppo Telegram, seguitemi su Instagram e su Facebook e recuperate tutti i video che trovate qua sopra nelle schede, qua su in alto dove vedete la freccetta, qua sopra in alto, perché ragazzi ci trovate anche il video dove vi mostro tutto il mio box global, il live di ieri con Narakoi, che ringrazio ancora davvero tantissimo, e ragazzi mi raccomando tutti gli altri video che potrebbero piacervi davvero tantissimo. Io vi ringrazio ancora una volta di cuore, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel like, un commentino qua sotto, condividete il video e let's go boys! E detto questo, ciao a tutti. Damn.